Buon pomeriggio amici, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Siamo qui per parlare dell'ultimo colpo di calciomercato messo a segno dal Monza con Adriano Galliani che ha limato gli ultimi dettagli, ha superato la concorrenza della Spal e ha portato in quel di Monza il capocannoniere dell'attuale campionato di Serie B, l'ex ormai attaccante del Pordenone, Davide Dio, che arriva in via ufficiale al Monza. E niente, giocatore importantissimo. Se non ricordo male, ha segnato anche contro di noi nell'1-1 di Pordenone Monza nel primo video, nel giorno del mio primo post partita di questo canale. E niente, un Monza che si va a rinforzare prendendo Dio, visto che comunque Gicchio e Remaric non hanno più di tanto entusiasmato. E niente, arriva un giocatore comunque pronto, che conosce la categoria, ha fatto bene l'anno scorso col Cittadella, ha fatto bene in questa prima parte di campionato col Pordenone, 10 gol a capocannoniere. E niente, lui ha detto che è già pronto, che è felicissimo di essere Monza, che è già pronto per scendere in campo nella partita contro la Spal domenica. E niente. E poi c'è stata anche la presentazione con la maglia biancorossa di Marco D'Alessandro, l'ex giocatore della Spal. Anche lui è arrivato ufficiale dalla Spal. Un altro ottimo acquisto per il Monza. D'Alessandro ce lo ricordiamo nella prima sfida di campionato tra Monza e Spal al Brianteo, dove prese anche un palo e si comportò davvero bene in quella partita. Chissà se magari Brocchi e Gagliani hanno subito messo gli occhi sul calciatore dopo quella partita. E si vanno ad aggiungere a Scozzarella e Ricci, e vabbè, Balotelli, vabbè, e Scozzarella e Ricci, che erano già arrivati. E niente, un ottimo acquisto per il Monza. E staremo a vedere che apporto potrà dare, se continuerà a segnare i gol come è fatto fin qui nel Pordenone. E niente, io vi invito a mettere un mi piace su questo video, a iscrivervi sul mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina, a commentare qui con le vostre impressioni su Davide Dio, su Marco D'Alessandro e tutti gli altri acquisti del Monza, di questo mercato invernale del Monza. E sempre, forza Monza, dai bagai!